meno sorridenti, ecco, meno felici della vita. Noi mediterranei ritengo che siamo forse sotto l'aspetto anche della tavola, dei rapporti umani, la parte del mondo più bella, più giusta. Ecco, siamo più solari. Quando si riceve a casa bisogna capire chi avremo a casa, osservarlo, cercare di accontentarlo, di prevedere i desideri e accontentarli. Questo veramente è un'arte. Sapere osservare il prossimo, soprattutto se ci interessa una persona, capire quali sono i suoi gusti, cosa gli può piacere, come gli si deve presentare le cose, questo è comunque un gesto d'amore, un gesto d'attenzione. Oggi, in questi tempi frenetici in cui sempre si corre, si passa ad altro con troppa velocità, si tende a perdere questo. Invece la seduzione richiede tempo, richiede attenzione, richiede cura e la cucina ci può insegnare tutto questo. Vedo dei gesti strani. No, tutto a posto. No, è esattamente, è tutto, torna tutto, anche perché effettivamente stavamo proprio, siamo partiti dalla seduzione. In realtà anche l'arte di accoglienza è il primo modo, diciamo, è una sottile seduzione, l'accogliere, è l'inizio, insomma, no? È tutto inizia da lì. Certamente, credo che mettere l'ospite proprio agio sia una delle basi fondamentali. Immaginatevi il personaggio chef importante che si sente una superstar nei rapporti molto freddi. No, il cliente deve mangiare quello che dice lui o viceversa. Noi come azienda, come famiglia, come immagine Don Alfonso, riteniamo che vanno rispettati i gusti, le abitudini della gente. Non è detto che bisogna per forza. Sì, a volte è piacevole poter dare agli altri quello che tu pensi, anche sotto l'aspetto gustativo. Poi per uno chef è difficile perché a volte ci sono delle cose che tu ami di più e che ami di meno, no? Per cui involontariamente trasmetti quello che poi all'ospite non può piacere, non può amare. Ci sono delle cose che io non riesco a mangiare, quindi devo avere anche il rispetto dell'ospite che certe cose non le accetta. Non è che bisogna proporre per forza certe scelte, certe cose. C'è scelta, c'è soggettività, non si può piacere. E quindi questo costa ed è un'organizzazione che poi si raggiunge negli anni con l'esperienza. Tutto un complesso di cose. Vi vorrei chiedere una cosa, tutti e due, sia Valeria che lei. Una poesia non si spiega, una poesia si legge e ognuno ne coglie quello che gli pare, quello che può. Un piatto si spiega, una pietanza, un piatto si spiega oppure si lascia poi la libera interpretazione di un gusto a chi lo prova? Ma io personalmente sono molto soddisfatto quando il cliente recepisce certi messaggini che cerco di spedire, di inviare. Come? Io sono un grosso cultore dell'ambiente, della natura, sono estremamente per il biologico, sono contro ogni forma di chimica nell'alimentazione, per cui la mia massima soddisfazione è che quando vedo che la gente raccoglie questo messaggio, che capisce la differenza da un pomodoro all'altro, questo per me, come può essere una melanzana, un peperone, come può essere una prugna, no? Questo per me è molto, molto bello, mi dà una grande soddisfazione perché capisco che i 30 anni della mia vita impiegati in questa direzione, diciamo così, il raggiungimento di dei sacrifici e di un impegno professionale nei confronti del cibo. Io dico anche che un piatto non si spiega assolutamente perché sarebbe come spiegare un sentimento, un'emozione, quindi si vive ad occhi chiusi possibilmente. E allora noi ringraziamo naturalmente per queste perle davvero di saggezza e il piacere così di esaltare quello che è anche un mangiare italiano ad altissimi livelli.
bisogno invece sentire l'odore, perché l'odore non si sente là, io devo sentire l'odore da vicino e vediamo se l'odore è buono. Lei rappresenta un po' tutti i produttori di pasta di Gragnano, no? Sì, Gragnano è un posto straordinario, si dice un posto magico per la pasta, l'unica pasta a indicazione geografica protetta e una pasta conosciuta in tutto il mondo. Come dicevo prima, 100 anni, la mia azienda compie 100 anni quest'anno e festeggiarli qui dove un signore americano ci ha insegnato che la dieta mediterranea faceva bene, che faceva vivere più a lungo, in maniera più con benessere, è significato, però un significato speciale. Quindi ringrazio l'accoglienza straordinaria del parterre, ci stiamo divertendo da morire qui in giuria con Andy e i suoi tatuaggi. Adesso c'è che spiegherà, noi piano piano. Io ecco. Vorrei precisare dalla sì. Cucina che la nostra pasta ovviamente è pasta di Martino. E certo. E quindi... nel frattempo abbiamo qui un controllo quasi da Sherlock Holmes con tanto di pila batteria della nostra Anna. Lui è un grandissimo perché parte dalla terra, conosce le sue idee, ho finito. Io ho cominciato a girare il mondo della gastronomia e in modo particolare quello francese, che per allora erano quelli che erano i più forti nel nostro lavoro, e vedevo più o meno da regione a regione i prodotti erano sempre gli stessi, andavamo da due o tre prodotti, il fegato d'oca, i frutti di mare, pesce dell'Atlantico molto grosso, e le carni. Dicevo io, ma noi abbiamo un patrimonio, delle cose incredibili, delle cose che erano ricche di sapori, di colori, di profumi, ma perché non cercare di fare una grande cucina anche con le cose semplici, con le cose... Loro hanno impiantato, hanno dato molta attenzione anche alla decorazione.